Devo trovare bene che cosa fare. Lasciate like e iscrivetevi al canale e troverete 20 euro per terra domani, così ci camminate o 20 euro. What up raga, come state? Sono Alessandro ed eccoci tornati in questo nuovissimo vlog. Di nuovo tutti i giorni qui raga, quindi hashtag ogni giorno nei commenti. Allora qui come no, vedete... bro, non hai capito che ho fatto con questo là? Dimmi. Ci ho fatto un video là, ho fatto dentro questo di fuoco, dal tetto. E ti sei tuffato? Sì. Top 100, frate. Ah, non lo sai te che vuol dire? Top 100, dai. Che cos'è? No, fra, vuol dire top 100 delle cose di cui non me ne frega un. Calcola. No! Ah! Fra, calcola sta cosa. Ci è venuta in mente con tutti gli altri. Ogni tanto stiamo a parlare. Mi pare Valerio mi fa top 100 e dico, oh, figo, grazie. Invece. No. Quindi raga pure voi. Cioè pure questa cosa top 100 fa malissimo raga, quando vi dicono top 100 fa malissimo. Usatelo pure voi raga, fatemi sapere se vi piace. Comunque vabbè, vi dico cosa dobbiamo fare. Allora, come vedete siamo nella vlog house a casa di Dani. Il problema è che non c'è Dani, perché siamo venuti qua. Cioè io sono arrivato tardissimo, per questo non sapevo che video hanno fatto loro, niente. Cioè l'appuntamento era alle 11, sono arrivato alle 6. E vabbè, infatti loro hanno registrato e già c'è chi se n'è andato e Dani l'ha accompagnata. Però noi siamo rimasti qui a casa sua, quindi io avevo in mente di fare questo vlog da un bel po'. Voglio riuscire a imbucarmi dentro la sua macchina. Te c'hai i peggio problemi, te lo giuro. Senza che lui lo sappia per tutta la notte. Io direi ci dobbiamo provare. Dobbiamo prima entrare in casa sua. Sì. Io like se riesco a mettere il vlog nel sparo. Vai. A posto, perfetto, perfetto. Quindi raga, prima dobbiamo trovare le chiavi di una macchina, qualunque macchina. Io vorrei puntare a quella grande, la Taoe. Però è impossibile. Un gatto! Ehi! Ehi! Che grande, che grande. Vai fra, dobbiamo far piano però, perché non so chi c'è. Non c'è la macchinona, cazzo, l'ha presa lui. Prendiamo. Idrei questa, questa qua. Perché? Sei stato il cancello? Mi sono promosso prima della patente. Eh sì. Top 100, fra. Oh, fra, una delle due. Carzi, che cazzo. Le proviamo tutte e due. Aspetta. Vai. Ho il padre davanti a porta. Ok, questa è la peggiore, è una cosa pazzesca. Aspetta. No, questa no. E mo? Lo sai, questo serve per trasportare i cavalli. Te giuro. Quando stanno i cavalli? Boh, credi? Magari sta dentro. No. No, non lo so. Ma quindi sto a fare nella smart? Non lo so. No. Che merda è? Che schifo è? No. Si è fermato la. Ok, non è lui. No, non è ok. Raga, senti i odori, frate. Raga, c'è il buco di un proiettile qui. Oh, mio Dio. No, lo so pure come abbiamo fatto. Era in un video avevamo una pistola e ci sono messi a sparare a caso. Ma davvero? L'avete sì? Rotto? Ma come? No, bro, cioè, leggero è greve. Perfetto comunque. È disgusto. Raga, c'è un odore. Che merda è? Ok, questa no. Questa è completamente bocciata. Io voglio provare ad aprire quella blu, raga. Hai provato ad aprire la maniglia? Ti giuro no. Se si apre così. Ah no, ecco. Raga, dobbiamo sbrigarci prima che torna Dani, perché se quando torna non sono già nascosto è un casino. Ok raga, qua ce ne stanno altre due. Proviamo qual è. Si è accesa. Si è accesa. Ma che davvero. Sta arriva qualcosa. Aspetta, intanto posiamo quest'altro. Devo sbrigare. Raga, voi dovete dire che io sono uscito, me ne sono andato da solo, ok. Vai, chiudi. Ok, questa situazione è davvero strana. Ah, è scomodissimo, raga. Ok, raga, aspettate che mi faccio un attimo da torcia e ci sistemiamo. Aspetta. Ok, raga, mi sono un attimo sistemato. Allora, come vedete non si sta tanto comodi qua dentro, perché è davvero scomodo, ci sono tutte cose per terra e penso non ce la farò mai. Oh, ora sto, vi giuro, sto molto meglio. Raga, comunque all'ultimo, ve lo giuro, è assurdo. In questo momento Diego e Lele ed Ace stanno parlando con Dani, gli stanno dicendo che io me ne sono andato, perché effettivamente io me ne dovevo andare. Più o meno a quest'ora. Porca puttana, ecco la cosa. Ecco la maglietta. Oh, bro, l'ho trovata. Oh, oh, merda, regà. Spero che si sia sentito. Mi sono cagato addosso. Cioè, praticamente Dani stava cercando qualcosa qua. Porca. Comunque, regà, qua fa caldissimo, assurdo. Devo trovare bene che cosa fa. Avrà, non c'è nessun'altra maglietta. Disorganizzati del c***o, non trovo la maglietta. Avrà, cioè c'è solo questa qua, ma questa non è vostra, XS. Giuro, non c'è niente. L'hai messa qua dentro. Ha zitto? Te lo giuro, ho sentito qualcosa. No, aspetta, zitto. Scialla, no, sarà sulla maglietta. Frate, te lo giuro, ho sentito qualcosa. Dai, ma serio, smetti, mi sa pure messo paura, dai.
Che problemi hai? C'è proprio una macchina. Dai, andiamo, andiamo. Mio Dio, raga. Che assurdo. Ditemi, cioè, io spero che si sia sentito tutto. È successa la cosa più assurda del mondo. Dani mi aveva praticamente sgamato perché avevo fatto rumore. Io, raga, devo troppo ringraziare De Gellele che hanno svagato, perché loro ovviamente mi hanno appena aiutato a entrarci, hanno cominciato a dire no, no, tranquillo, sta sulla maglietta, non era niente quel rumore. Ok, raga, aia, è scomodissimo qua. Vi dico il mio piano che ho pensato. Adesso, appena sento che non c'è più nessuno, apro questo portabagagli, perché non l'ho proprio chiuso, cioè posso aprirlo da dentro. E vorrei riuscire a entrare nella macchina grande, quella con cui Dani è venuto da qua, perché sennò veramente non ce la posso fare, perché fa caldissimo ed è super scomodo. Quindi adesso ci provo. Ok, c'è un piccolo problema. Ho provato ad aprire il portabagagli da dentro e raga, non si può fare. Perciò adesso provo a chiamare uno di loro e vedere se riesce a venirmi ad aprire. Se no è un casino. Gli scrivo un messaggio e vediamo. Aspettate, adesso io lo scrivo. Oddio, te prego, mai salvato. Gli ho scritto un messaggio e è venuto, raga. Oh, raga, questo è perfetto. Ah, si sta benissimo. Vai, bella. Ok, raga, qui si sta benissimo. Sono felicissimo. L'unico problema è che da qui potrebbero vedermi super facilmente. Perciò devo trovare un modo per tipo nascondermi e non farmi vedere qua dentro. Quando il gente... Ma che c***o andano a fare quelli? Loro qualche problema ce l'hanno, eh. Quindi sì, lo scopo è stare il più nascosto possibile. Tipo, se vedo qualcuno arrivare mi abbasso. Il problema vero e proprio non è magari Dani, ma tipo la sua famiglia. Cioè che magari alle 3 di notte si sveglia e vede uno dentro la macchina qua. È un bel problema. Cavolo, raga, che fortuna, qua c'è il coso. Ok, è nato un altro problema. Di nuovo anche questo non si può aprire da dentro. Ah no, però da qua posso tranquillamente andare agli sportelli. Ok, no, raga, qua sto a posto. Adesso vediamo, passa un po' di tempo, raga, e vediamo com'è la situazione. Raga, è nato il peggio problema, mi sono accorto. Raga, così il video. Avete visto Dani? Raga, è difficilissimo questo video è il più complicato possibile. È che Dani continua a stare qui vicino. Oh, fra, mi serve acqua, qualcosa da mangiare. Chi sta entrando? Aia, raga. Ok, raga. Oh, da raga. Ok, raga, sono arrivate altre persone, però sempre per registrare. E adesso glielo diciamo che io sto qua dentro. Però c'è di nuovo Dani qua vicino. Guardate. Raga, adesso spengo e ci rivediamo fra poco. Tempo che tipo si allontanano dalla macchina, perché così è davvero difficile. Ok, raga, è passata circa una mezz'oretta e a parte che fa davvero un caldo bestia, raga, anche se non ho tipo il sole addosso alla macchina. Per ora non li vedo, non li sento, non so dove possono essere, perciò sto abbastanza tranquillo. Ma mi è venuto un dubbio, raga, non mi sono portato né acqua, né da mangiare, né da andare in bagno. Infatti devo fare pipì, raga, sto morendo. Ho deciso che adesso proverò ad uscire da qua. Solo che non si può aprire questo, perciò proverò a uscire da di qua. Ah! Aiuto! Ah! Ok. Qui, raga. No. Sì. Ok, per fortuna. Ora devo stare attentissimo, raga. No, raga, stanno in giardino, li sento parlare. Raga, sta challenge è assurda. Non li vedo ancora. Stanno là, raga, guardate. No, ho sbagliato pin. No, raga, l'ho risbagliato, ma... bello, bro. Ci fai qua? Ok, te non lo sai, sei l'unico che non lo sa insieme all'altro Simone. Sto registrando stare tutta la notte dentro macchina di Dani senza che lui lo sappia. Tu sei pazzo. Se mi vedi non mi hai visto. Ciao. Bello, bro. Guardate, raga, stanno là dietro. Ok, adesso devo solo scegliere che cosa portarmi lì. Io direi una bella boccia d'acqua sicuro. E dopodiché qualcosa da mangiare. Però, raga, mi devo sbrigare che se entra Dani... Ok, cereali. Che palle, raga, mi ero dimenticato che in vloghouse non ci sta roba decente. Se trovassi qualcosa di non scaduto sarebbe un miracolo. Ok, è riuscito. Raga, sta challenge è difficilissima. Guardate se a volte le inquadrature fanno schifo, raga. Ma... vabbè. Oddio, raga, mi sono distrutto. Fate una cosa, fate tutti lo screen di io che do la capocciata e mettetela su Instagram. Bellissimo. Però. Ok, raga, si può andare. Ok, raga, colgo questa occasione. Vado anche in bagno e ci rivediamo. Ok, raga, fatto. Adesso devo riuscire. E questa è di nuovo la parte difficile. Non farmi vedere di io che esco. Stanno ancora là. Devo fare piano.
Guardate raga, sono ancora là. Scusate se tipo appunto non guardo in camera, cose simili. Oh, ok, ok, casa dolce casa. Ah, stavo morendo. Raga, comunque come vedete sta pure facendo buio, ma continua a fare caldissimo qua dentro. Comunque adesso vediamo quanto resisto, dai. Ok, è passata un'altra mezz'oretta, sta facendo sempre più buio. Comunque mi sono accorto che non ho niente da fare, mi sto annoiando tantissimo. Ho il telefono scarico, quindi non ho niente da fare. E ho deciso, visto che non vi ho raccontato tipo qualche video fa, se vi ricordate mi sono tutto bruciato la mano, raga, uno schifo. Facciamo passare la clip. Oddio, 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 oddio! Non prendi l'acqua! Non prendi l'acqua! Oddio! Dai, raga, senti il puzza di pollo! Oddio! 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 Oddio, bra! No, si è peggio bruciato! L'ho finito! Visto? Mi sono fatto male, cioè non troppo male, però mi sono bruciato per colpa di un prank di Dani. Tutti mi avete chiesto come sto adesso, come va, tutto a posto, raga, tranquilli. Come vedete era su questo braccio, non ho niente, raga. Ok, raga, c'è un problema. Io stavo dormendo, non so quanto sia passato, e ho sentito dei rumori qua fuori, vicino alle macchine. Temo che stiano per prendere la macchina. E se la prendono, raga, devo pure spegnere la luce. Allora, speriamo bene perché ci sono tipo 20 macchine. Scusa, e dovete prendere proprio questa di macchina. Aspetta, perché devi accompagnare la Sofia da cena fuori con lui, non c'è. Che cazzo faccio io? Oh raga, andiamo. Ok raga, abbiamo chiuso il coso, no. Quindi in teoria siamo a posto. No, no, ecco, il gatto. Oh bro, sta più la macchina. Oh bro, io no, io. Ci stai? Sì, 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 sì. Oh, ma che cazzo fa questo? Oddio, non ci credo. Dai, dai. Abbiamo buttato, mi hai detto che venivi. Allora, non ci credo. Anzi, vai distrutto. Però stavo registrando tutta la notte nella macchina del mio migliore amico senza che lui lo sapesse. Non è bello, è iniziata la sera. Non è che sta quanta tantissimo, bro. Ti ricordi quando me ne sono andato in teoria mentre eri via? Ma io sei un pazzo. Perché ci no, seriamente, ma perché infatti mi sono appena fatto la doccia, sto a portare tutti gli altri. Morendo bro, è veramente una tortura qua dentro. Bene raga, intanto io sono tornato a casa. Per oggi è tutto, io spero che questo vlog vi sia piaciuto. Ci vediamo domani perché raga, hashtag ogni giorno nei commenti alle 14.30 con un nuovo vlog. Lasciate like e iscrivetevi al canale e troverete 20 euro per terra domani. Così ci accamminate, oh, 20 euro, giuro che funziona. Noi ci vediamo con un prossimo vlog. Goodbye and enjoy. Yeah, I'm gonna...